Prego, ragazzi, quando volete. Antonio, un bilancio della stagione della Roma? Potete dire che... Beh, diciamo che abbiamo fallito, diciamo, l'obiettivo principale. Ci dispiace perché comunque a un certo punto della stagione abbiamo ricominciato a crederci. Però per arrivare quarti in classifica sicuramente dovevamo avere un po' più di continuità di prestazioni e di risultati. Dispiace, come ho detto prima, perché comunque la Roma è una di quelle squadre che ci deve stare sempre in Champions. Visto questo finale di stagione, ti senti il primo portiere della Roma anche per l'anno prossimo? No, io mi sento un portiere della Roma e basta. Mi sento un portiere della Roma come tutti gli altri si sentono un calciatore della Roma. Nelle grandi squadre c'è sempre competizione in tutti i ruoli e questo sicuramente dà stimolo e deve dare maggiori responsabilità a tutti noi. Oltre al problema della continuità che ci hai appena detto, qual è stato il punto debole di questa stagione? Solo un problema di continuità? No, ci sono stati anche altri fattori. Sicuramente quest'anno siamo stati travagliati dagli infortuni. Questo è un dato importante da analizzare. Abbiamo avuto comunque un cambio di allenatore che comunque questo ha un po' influito all'inizio, quindi sicuramente le cose non andavano benissimo e questo ci ha un po' fatto perdere quei punti che ci hanno permesso poi alla fine di non entrare in Champions, perché se andiamo a vedere ieri tutte le squadre erano lì, quindi la differenza è stata poca. Riguardo l'addio di De Rossi di ieri, la partita, la cerimonia poi del post partita, se le ha detto qualcosa di in particolare? No, è stata una cosa commovente per tutti noi, è una cosa che fa avvicinare ancora di più i tifosi al calcio, perché penso che anche le altre tifoserie abbiano dimostrato a Daniele De Rossi tutta la stima e l'affetto. L'ultima, che promessa ti senti di fare i tifosi della Roma per la prossima stagione? Ma i tifosi non ci sono promesse da fare, sicuramente i tifosi si aspettano grande attaccamento ed è una cosa che Daniele ci ha lasciato ed è quello che possiamo solo dimostrare in campo. Grazie a tutti e buon lavoro.